Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto negli ultimi 2 mesi per quanto riguarda i libri. Alcuni li ho già letti e li ho già recensiti in un altro video, quindi vi lascerò poi tra le schede, quel video. E parto intanto con i libri che ho acquistato e ho letto. Il primo libro è stato il mio preferito. Ve ne parlerò tra poco con il video delle letture di novembre. E si tratta degli Amici Silenziosi. La casa editrice è De Agostini. Questo è il libro, spero che non vi accechi con la luce. Libro bellissimo, copertina stupenda ed è un libro fantastico, mi è piaciuto tanto. Sono 18 euro con più o meno 370-380 pagine. È un libro fantastico. Vi lascerò tutti i link giù nell'info box dei libri che vi mostro, link affiliati ad Amazon. Per voi non cambia niente, io prenderò solamente una piccola percentuale su appunto gli ordini che fate tramite quei link, che poi potrò utilizzare per acquistare altre cose su Amazon. Comunque, questo è un libro fantastico dove la storia si svolge in Inghilterra e in tre archi temporali diversi, perché abbiamo il presente dove appunto siamo nell'ospedale psichiatrico St. Joseph, se non sbaglio. Poi abbiamo il passato nel 1865, dove sono appunto i ricordi di questa ragazza che è chiusa in questo ospedale psichiatrico, e poi ancora più tardi nel 1630 più o meno, dove appunto si svolge la storia che è raccontata in un diario che questa protagonista trova in questa casa. Non mi sto a soffermare sulla trama, non ve la racconto perché voglio parlarvi di questo libro in un altro video. Comunque mi è piaciuto tantissimo, super consigliato. Poi, altro libro che mi è piaciuto tanto e che ve ne ho già parlato, di cui vi ho già parlato, è La signora Frisbee e il segreto di Nim. Tratto da questo libro è stato tratto il film Il segreto di Nim, La signora Frisbee, il segreto di Nim, un libro molto bello. Sono 16 euro di copertina, ma c'è anche la copertina flessibile che costa un pochino meno. La casa editrice è Mondadori, è un libro appunto per ragazzi, per bambini, che mi è piaciuto tantissimo, tanto quanto il film. Ci sono poi anche delle immagini molto carine, la storia è carina, sia per i bambini ma anche per i più grandi che magari sono affezionati a quel film. Altro libro che ho letto che è piaciuto a tutte, ma a me no, come spesso accade. Si tratta dell'incubo di Ilaus di Shirley Jackson, edito da gli Adelphi. 12 euro è il prezzo di copertina, anche di questo ve ne ho già parlato. È un libro che purtroppo a me non è piaciuto. Sembrava che dovesse prendere una piega un po' più avvincente, e invece poi a metà del libro ricala nuovamente la trama e non mi è piaciuto più di tanto. Il libro invece che sto leggendo e che ho superato di poco la metà è questo, Wilder Girls, se così si pronuncia. Io l'inglese facciamo schifo. Comunque, copertina bellissima della Mondadori. Anche di questo non voglio parlarvi più di tanto, però per adesso è un libro che, superati i primi 3 capitoli, per quanto mi riguarda un po' noiosetti, sta un po' iniziando a succedere qualcosa di interessante. Siamo su un'isola, ci sono delle ragazze che facevano parte di questa scuola che era su quest'isola. Scoppia un'epidemia e rimangono in quarantena. Questa malattia che si diffonde tra le ragazze è una malattia molto brutta che li cambia anche il corpo. Molto crude le immagini, appunto, dove ci sono queste descrizioni di questa malattia, di che cosa fa al loro corpo, è un po' in alcuni punti pesantuccio. E niente, ci sono tanti misteri per adesso legati a questa malattia, all'isola, alla direttrice di questa scuola, tante cose che si devono ancora risolvere. Io non ci sono ancora arrivata. Per adesso non so se consigliarvelo oppure no. Altri libri presi in libreria, perché poi ci sono gli acquisti fatti su Vinted. Allora, ho preso
questo Giro di vite di Harry James, edito da Einaudi, 9 euro il prezzo di copertina, è un libricino veramente molto molto piccolo, ne ho sentito parlare benissimo e ho voluto prenderlo, un libro così piccolino me lo leggo in un giorno, però ancora non l'ho letto, lo farò al più presto, fatemi sapere se voi l'avete letto e se vi è piaciuto. Poi, altro libro che ho acquistato e che è un libro che ho acquistato solamente per collezione perché è un libro che racchiude una trilogia che io ho già letto perché ho i libri divisi, i tre libri separati, e questo l'ho preso solamente per avercelo da collezione perché è bellissimo. Sto parlando della trilogia Mondo d'Inchiostro di Cornelia Funk, edito Mondadori. Questo costa 24 euro, ma è un libro fantastico, guardate com'è bello. Ha all'interno, alla fine di ogni capitolo, ha delle piccole illustrazioni, inoltre ci sono poi le varie mappe come ci sono anche nei libri, ve ne prendo ad esempio una che è qui, sono dei libri bellissimi, sono tantissime pagine perché sono 1220 pagine più o meno, pagine sottilissime come Il cuore del mio ex, è un libro che appunto pesa, sono tre libri in uno, bellissimo, bellissima la storia. Io ho appunto i tre libri separati che sono questi, che non so se venderli e tenermi il librone oppure no, ci sto ancora pensando. Comunque la trilogia è composta da Cuore d'inchiostro, da cui è stato tratto un film che si chiama Inkheart, che vi consiglio perché è un bellissimo film, abbastanza fedele al libro. Il secondo volume si chiama Veleno d'inchiostro ed il terzo Alba d'inchiostro. Sono tre libri che mi sono piaciuti molto, il primo l'avevo già letto, ma in questo periodo, in questo mese ho riniziato e terminato la trilogia. Allora, il primo libro parla di questa bambina Maggie che abita con suo padre Mo, che fa il rilegatore di libri, e la madre è scomparsa, non si sa che fine abbia fatto, almeno per un pezzetto del libro non si sa che fine abbia fatto. Praticamente si scopre che suo padre riesce a far uscire i personaggi dai libri, però questo comporta anche una serie di disastri, chiamiamoli così, e quindi c'è tutta una storia dove appunto si cerca la mamma di Maggie e si cerca di far rientrare i personaggi dentro a Cuore d'inchiostro. È un libro molto carino, sono libri young adult, ma che secondo me sono libri che non hanno età e possono essere letti tranquillamente da chiunque. Sono dei bellissimi libri fantasy, ma veramente molto belli. Il primo mi è piaciuto tantissimo, gli altri due anche. Mi ha dato l'idea di aver letto quasi due libri completamente diversi dal primo. I personaggi sono gli stessi, la storia continua, ma non lo so. Il mondo cambia, ci sono dei personaggi nuovi e i personaggi principali fanno un'evoluzione molto grossa, soprattutto Mo. E sono dei libri che mi sono piaciuti tantissimo, ve li consiglio. Vi consiglio anche il film che parla solamente del primo volume, e leggeteli se potete perché sono veramente molto molto belli. Poi ho acquistato sempre librerie su internet, nel sito di AB Editore, perché c'era un'offerta. Ho acquistato quattro libri, uno l'ho già letto e ve ne ho già parlato ed è Grimorio. Sono dei piccoli libretti molto molto carini, 15 euro l'uno circa, che hanno delle bellissime illustrazioni all'interno, sono fantastici. Questi sono libri che trattano, praticamente hanno una serie di racconti, di storie, ma anche di raccolte storiche, se così si possono chiamare, in questo caso per quanto riguarda le streghe. Mi è piaciuto, sono dei libri bellissimi da tenere anche come collezione. Le storie, alcune erano carine, altre secondo me no, però è un libro che comunque terrò perché è bello proprio esteticamente. L'altro si chiama Il Sepolcro o delle differenti forme di ritorno, questo qua. Cioè, i libri sono veramente belli, hanno poi delle immagini dentro, sembra quasi di sfogliare dei libri antichi, e mi piacciono molto, sono veramente carini.
vi faccio vedere anche, ad esempio, qua abbiamo altri disegni. Poi ho preso Dracula, io ho preso Draculea, io ho preso tutti e quattro i libri che ci sono, che è questo qua. Qua appunto abbiamo i racconti per quanto riguarda i vampiri e Dracula, e poi Follettiana, questo nome mi fa sempre molto ridere, che invece parla di folletti. Anche qua abbiamo varie illustrazioni all'interno. Ve li consiglio sì per la bellezza e se vi piacciono i racconti. Io i racconti non è che mi piacciono moltissimo, devo dire la verità. Ho un rapporto un po' di amore e odio, però se a voi piacciono ve li consiglio. Poi ho spulciato un po' Vinted, che è un sito, secondo me, che non è molto intuitivo. Infatti ringrazio Giulia perché mi ha aiutato tantissimo e so che non ha aiutato solo me. Quindi ho creato un profilo su Vinted per vendere i miei libri e ne ho venduti tanti, ma ne ho anche purtroppo acquistati tanti perché si trovano dei libri usati che sono praticamente nuovi. Le spese di spedizione, se scegliete Bartolini, sono a 2,99 euro, quindi sono più convenienti anche di prenderli usati sul libraccio, e quindi ne ho un po' approfittato per prendere delle cose che mi piacciono. Ho un cofanetto di libri e un altro libro che devono ancora arrivare, però intanto vi mostro quelli che ho ordinato. Allora, ho preso questi libri che credo sia proprio una duologia, li ho presi tutti e due, edito Mondadori, l'autrice è Irena Brignul, non so come si pronuncia, comunque sono L'eredità di mezzanotte e La profezia di mezzanotte. Ne avevo sentito parlare bene di questi due libri e ho voluto prenderli. Non si trovano nello stesso, non li ho trovati nello stesso formato, quindi uno ha la copertina rigida, uno ha la copertina flessibile. Questa cosa mi disturba moltissimo, però ho voluto prenderli perché li ho pagati pochissimo. Calcolate che il prezzo di copertina è tipo 15 euro l'uno, 12 euro, una roba del genere, e io li ho pagati tutte e due insieme, mi sembra 8 euro e sono nuovi, nuovissimi. Ancora non li ho letti, vi farò sapere perché ho intenzione di leggerli entro comunque dicembre di quest'anno. Altri libri nuovissimi che ho preso, questi avevano proprio il cellophane, quindi erano proprio nuovi, che io in realtà volevo acquistare in edicola, però mi sono trattenuta perché era un'uscita la settimana, costava 11,90 euro ogni uscita e ho detto assolutamente no. Ho trovato una ragazza che vendeva quattro libri insieme, sto parlando di libri della RBA Editori, la linea tipo fantastica, una cosa del genere, non ricordo, comunque ci sono ancora le uscite, e io ho preso Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché la versione che avevo io era scritto piccinissimo e l'ho regalata a mia sorella. Comunque il libro è questo, all'interno ha delle illustrazioni. Comunque questi libri sono bellissimi proprio esteticamente. Poi ho preso Dracula, che è stato il primo libro che io ho letto nella mia vita, ma il mio libro che avevo, è, a parte essere scritto piccolissimo, era praticamente completamente frantumato, ho dovuto buttarlo e quindi ho approfittato e ho preso questo, che è veramente bellissimo. Poi ho preso L'uomo invisibile, ed è dello stesso autore che ha scritto La guerra dei mondi. E il libro è questo qua, anche questa storia mi ispirava molto. E poi di Conan Doyle ho preso Il mondo perduto. Quindi questi sono stati quattro libri e sono nuovissimi. Ultimi due libri che ho preso, li ho presi semplicemente perché volevo la stessa edizione nella libreria. Vi spiego. Io avevo la saga di Twilight. Non mi prendete in giro, so che sono grandina per Twilight, però che devo dirvi, a me era piaciuto ai tempi e volevo tenerli. Io avevo i primi due, New Moon e Twilight, in edizione così con la copertina rigida e gli altri due in copertina flessibile, e la cosa mi disturbava tantissimo. Quindi cosa è successo? È successo che ho comprato gli altri due in copertina rigida, in modo da averceli uguali in libreria, perché era una cosa che non sopportavo. Quindi ho preso appunto Eclipse e Breaking Dawn, e anche questi sono praticamente nuovi e, se devo essere sincera, sono anche tenuti meglio dei miei, perché hanno appunto le pagine più bianche, sono tenuti meglio, quindi sono contenta. Li avevo trovati, mi sembra anche qua, 8 euro tutte e due, una roba del genere, quindi li ho presi per cambiare
per cambiare e avere appunto tutto insieme. Ho varie serie che hanno le edizioni diverse. Fatemi sapere se è solo un problema mio, se disturba anche voi. A me disturba parecchio e appunto col fatto che li ho trovati a pochissimo ho voluto fare questa cosa. Tra l'altro, sul sito, sull'app di Vinted c'è anche la possibilità di poter scambiare libri, un'opzione che io ho accettato di fare perché credo che sia utile. Non so ancora com'è che si faccia a scambiare i libri su Vinted, però ci arriverò. Questi, comunque, sono stati gli acquisti che ho fatto a ottobre e novembre. Sono tanti, ma calcolate che io ho 5 anni che non acquisto libri perché, stavo facendo le scuole serali. E è stata un'esperienza terrificante, alienante, terribile per quanto mi riguarda, che mi ha logorato l'anima e non mi dava il tempo di fare altro. Scusate la luce, ma c'è un tempo assurdo fuori. Alcune dinamiche che ho trovato sono le stesse dinamiche che mi hanno fatto lasciare la scuola quando avevo 14 anni. Non ho lasciato a questo giro perché sono una persona adulta, ma ci ho pensato tante volte. Avevamo 2, 3 compiti o 3 interrogazioni al giorno, i professori ti trattavano malissimo, ti facevano delle scenate se non sapevi le cose, partacce se non andavi a scuola, cioè mi sono sentita proprio una bambina di 10 anni. Non avevo tempo di fare niente, avevo proprio la repulsione verso libri, anche quelli per svago, anche libri da bambini, proprio non ne volevo sapere, quindi sono stata 5 anni senza aprire un libro. A giugno mi sono diplomata finalmente anche con un buon voto perché ho preso 87 e sono felicissima, pensando a quanto ho sofferto, a quanto ho pianto, vomitato, nel vero senso della parola, quanti attacchi di panico mi sono venuti in questi 5 anni. Pensando comunque a questo, mi sono diplomata a giugno e io non sono riuscita ad aprire comunque un libro fino a metà ottobre. Adesso sto leggendo tantissimo, finalmente sto leggendo, praticamente finisco un libro in 2 giorni. Quindi sono felice, è per questo che ho acquistato tanti libri, perché ci avevo da recuperare questi 5 anni di niente, però devo dire che ne ho letti anche tanti e quindi sono contentissima. Vi lascio tutti i vari libri giù nell'info box. Fatemi sapere se avete letto questi libri, se avete qualche libro da consigliarmi. Io adoro, leggo qualsiasi cosa, ma adoro particolarmente il fantasy, l'horror. Sono 2 generi che a me piacciono molto. Anche i libri young adult mi piacciono, fantascienza. Insomma, fatemi sapere un po' quali sono anche i vostri generi preferiti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!